Servizi educativi da 0 a 3 anni all'avanguardia a Massarosa, che rappresenta un comune modello per il progetto nazionale La fisica delle meraviglie, portato avanti dalla dottoressa Sabrina Rossi, astrofisica e ricercatrice, con l'obiettivo di diffondere l'educazione scientifica nella prima infanzia e in particolare nei nidi. Gli ambiti di esplorazione che sono stati scelti per questo percorso di formazione che ha preso il via questa settimana sono la luce e l'equilibrio in movimento. Ma qual è l'importanza di far conoscere la fisica a bambini di così tenera età? A rispondere alla responsabile del progetto, la dottoressa Rossi. Per loro è naturale andare a esplorare e a conoscere come è fatto e come funziona il mondo. Hanno una spinta, un desiderio di farlo sin dalla nascita e anche il momento in cui a livello di sviluppo cognitivo i bambini hanno la possibilità di utilizzare degli strumenti molto potenti di cui sono dotati proprio per fare questo. Quindi per loro è naturale andare a conoscere questo aspetto del mondo e quindi è compito di noi adulti offrirgli le migliori occasioni per poterlo fare, soprattutto nei servizi dedicati all'infanzia. Due i nidi interessati dal progetto, con due programmi differenti, il Nido del Magro e il Nido Girotondo. Per quanto riguarda l'asilo qua nel capoluogo, parte un lavoro che si inserisce perfettamente all'interno della progettualità che ha visto impegnati questi bambini nei giochi euristici, mentre per quanto riguarda l'altro nido si è cercato di puntare e di portare avanti il lavoro della fisica e quindi il lavoro dei movimenti, il lavoro del lavoro anche di come piccolo scienziato da parte dei bambini, perché i bambini in entrambi le strutture sono dei veri e propri piccoli scienziati alla scoperta del mondo.